incontro pubblico a Mocaiana di Gubbio con gli esperti di emergenze della Protezione Civile nazionale, regionale e locale, con gli studiosi dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, per capire qualcosa di più su cos'è questa sequenza sismica che dalla fine dell'estate scorsa ha esordito nell'Eugubino e che sembra non voglia più andarsene. Un'assemblea partecipata dalla popolazione che ha potuto fare domande ricevendo risposte da chi da sempre studia fenomeni come questo e che, ha affermato il sismologo Romano Camassi, rientrano nella normale attività tettonica sotto l'Appennino italiano. Oggi un incontro con la popolazione di Gubbio che ormai da mesi convive con quello che noi chiamiamo uno sciame sismico. Innanzitutto è proprio così e qual è la finalità di un incontro di questo tipo? Le denominazioni non sono così importanti, forse la denominazione più appropriata è sequenza sismica. Nel senso che è una serie di terremoti, e ce n'è stato qualcuno più forte, la grandissima parte sono piccolissimi terremoti, quasi tutti registrati solo strumentalmente, non percepiti dalla popolazione, e anche se molti di questi terremoti sono stati avvertiti dalla popolazione in un'area molto ristretta, che ovviamente ha creato qualche problema, un po' di tensioni, un po' di preoccupazione generale, del tutto legittima rispetto a questo. Ora, l'obiettivo di questo incontro con la popolazione, ne faremo altri in queste zone nei prossimi giorni, è quello di fornire alle persone un po' di informazioni generali sulla sequenza, sulle caratteristiche dei terremoti di quest'area che conosciamo dal punto di vista storico e dare un po' di indicazioni su come affrontare sia dal punto di vista materiale che dal punto di vista emotivo una situazione di attenzione di questo tipo. Da profani, tutte queste scosse che lei chiama sequenze, comunque chiaramente avvertite dalla popolazione, sono tantissime, parliamo credo di migliaia, nel giro di pochi mesi, è un evento eccezionale? E in questo settore non esiste la normalità in senso stretto, vale a dire che sono tante le sequenze in Italia fatte di tanti terremoti, in qualche caso di molte centinaia di migliaia di terremoti, quindi sono situazioni relativamente frequenti. Di solito un grande terremoto è accompagnato da tantissime scosse, in qualche caso che lo precedono, nella maggior parte dei casi che la seguono, quindi una sequenza con queste caratteristiche fino a questo momento di tante centinaia o qualche migliaia di terremoti di energia abbastanza moderata è relativamente frequente in Italia. Ce ne sono in corso altre in questo momento in Italia con caratteristiche simili, per esempio c'è una sequenza per certi versi più complessa in corso da 3-4 anni nella zona tra Basilicata e Calabria, nel Pollino, c'è stata una sequenza in Garfagnana nei mesi scorsi, da un paio d'anni una sequenza analoga intermittente con un numero relativamente minore di eventi ma altrettanto importante nell'alto Appennino forlivese e così via. Insomma, situazioni di questo tipo ne abbiamo tantissime in Italia, qualcuna ha risonanza, altre rimangono inosservate da parte delle persone e dai media in generale, quindi è una situazione che rientra in una casistica che è relativamente frequente in questo paese, che ha una sismicità molto importante. Noi registriamo mediamente 15-20 mila terremoti all'anno complessivamente, la grandissima parte solo strumentalmente, ma in diversi casi abbiamo situazioni di questo tipo. Un'ultima battuta, non le chiediamo se ci sarà un terremoto in futuro, perché presumibilmente ci sarà di sicuro. Le chiediamo sempre da profani, la presenza di piccole scosse come quelle che avvertiamo in questi territori, è vero oppure è leggenda che in qualche modo eviteranno un grande terremoto? Insomma, questa forza che si scarica mano a mano e ne eviterà uno più grande, o è una butaglia? Sfortunatamente è una leggenda, vale a dire che in termini di energia questi piccoli terremoti di magnitudo 1,5, 2, 2,5 sono una piccola frazione dell'energia di un grande terremoto di magnitudo 5, di magnitudo 6, cioè un grande terremoto che può fare danni molto seri, per cui dovremmo avere decine di migliaia di terremoti di questo genere per immaginare che in quel settore si sia liberata un'energia equivalente a un grande terremoto. Quindi in una situazione di questo genere l'unica cosa da fare è essere molto attenti. Siamo in una zona relativamente pericolosa, abbastanza pericolosa, nel senso che l'Appennino Umbro Marchigiano ha terremoti importanti nella storia, anche relativamente frequenti, quindi è una situazione da affrontare con estrema attenzione. Un incontro questa sera a Gubbio con la popolazione di Gubbio, in particolare di Mocaiana, qual è le finalità di questo incontro?
Le finalità è cercare di dare il più possibile un'informazione corretta ed equilibrata sulla realtà delle cose, su questa sequenza sismica che si sta sviluppando da diversi mesi. Quindi cercare di fare in modo di evitare che si sviluppi un passaparola scorretto, comunque che vengano diffuse delle notizie che magari non sono corrette sulla realtà del fenomeno. Cerchiamo di essere il più trasparenti e il più sicuri possibile per dire le cose come stanno. Questa è una cosa che facciamo in stretta collaborazione col Dipartimento Nazionale, con l'Istituto Nazionale di Geofisica e con le altre strutture del Sistema Regionale e Nazionale di Protezione Civile. E le cose come stanno? Ma qui adesso ne sentirete parlare poi dopo durante la riunione. In ogni caso questa al momento è una sequenza sismica che, come ci confermano i colleghi dell'NGV, è diciamo nella storia dell'Appennino Umbro-Marchigiano e nella storia anche dell'Eugubino. Ci sono state nel passato sequenze sismiche analoghe e finora, almeno fino adesso, ha dato delle intensità che sono sufficientemente basse, sufficientemente contenute da non provocare particolari problemi all'edificato esistente. Come si riesce però a convivere con la paura da sisma? Purtroppo non è semplice. Oggi speriamo di dare una mano per convivere con la paura. È chiaro che la paura deve essere eventualmente di situazioni più gravi, più intense di quelle attualmente in essere. Quindi non è scosse di questa intensità 2, 2, 3, 2, 5, 3, 3, 5, sono scosse che in generale, ma su tutto il patrimonio nazionale, non solo in Umbria, non solo a Gubbio, non dovrebbero dare nessun problema all'edificato esistente. Quindi anche il continuare di queste scosse di per sé non è indice di niente, né di dire non arriverà nessun'altra scossa più forte, né di certezza che arriverà qualcos'altro. Non esiste certezza su questo. Poi oggi magari, se avrete modo di parlare, di ascoltare quello che verrà detto, verrà probabilmente chiarito meglio di quanto posso fare io. Solo una battuta sul tessuto urbano architettonico a retto per il momento. Sì, per ora, tranne alcuni casi particolari che erano alcune chiese che avevano poi dei problemi già da prima, chiaramente, che quindi il patrimonio che è in buone condizioni di manutenzione, specialmente tutto il patrimonio edilizio che è stato oggetto di interventi dopo il sisma dell'84 e dopo il sisma del 97, per ora non ha dato alcun segnale di problematiche. Che tipo di attività hanno svolto i volontari di Gubbio, di Protezione Civile, in questi giorni? Che tipo di lavoro stanno svolgendo? I volontari di Protezione Civile innanzitutto sono sempre al servizio delle istituzioni e collaborano con le istituzioni. Noi siamo sempre reperibili 24 ore su 24. Nel caso e nel momento in cui ci fosse necessità del nostro operato, qualsiasi esso sia, noi siamo a disposizione. Questo le istituzioni lo sanno perfettamente, noi ci siamo sempre.